Sequestrati beni per un valore di circa 1,6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore barese operante nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse, è il risultato delle attività delle Fiamme Gialle del capoluogo pugliese, che ha permesso di rilevare la presentazione di dichiarazioni infedeli ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 2016, nonché l'omessa presentazione delle medesime per il 2017. Il sequestro preventivo è a carico della ditta Fiore Fabio e, in caso di beni insufficienti, ai danni della disponibilità dell'indagato Fabio Fiore, titolare dell'omonima azienda individuale. Fiore è accusato di aver evaso le imposte nel 2016 per 1,3 milioni di euro e nel 2017 per circa 300 mila euro. La sua azienda risulta formalmente cessata il 31 dicembre 2016, ma secondo le indagini avrebbe operato fino al 2018. Fiore, in sostanza, è accusato dalla Procura di Bari di aver fatto parte di una rete parallela di promotori di gioco illegale di una società maltese che, nonostante fosse formalmente autorizzata ad operare in Italia nel settore della raccolta del gioco e delle scommesse, aveva un canale parallelo illecito per raccogliere il denaro che assicurava ingenti guadagni.